sindaco, un risultato storico, rieletto per il secondo mandato. Sì, è un risultato che onestamente non mi aspettavo, un risultato che mi carica di tanta responsabilità, perché avere tutto questo consenso significa che la gente ha fiducia in me e quindi io non mi posso permettere assolutamente di deluderla. Quindi mi devo impegnare di più sicuramente, devo cercare di portare grandi traguardi per i miei cittadini e per Aragona. Lo possiamo dire, il futuro adesso è insieme. Sì, sicuramente il futuro è insieme, perché come ho detto sempre il futuro è insieme alle associazioni, il futuro è insieme alle imprese, il futuro è insieme a tutti i cittadini. Perché come si dice qua dalle nostre parti, la luce non sa come spruisce. Quindi voglio dire, il futuro è insieme, perché tutti assieme possiamo giocarci grandi partite e grandi occasioni. Cosa vuole dire ai cittadini che l'hanno votata e anche a quelli che non l'hanno votata? Io voglio ringraziare tutti i cittadini che mi hanno votato. Un grazie particolare per l'affetto, la stima e il consenso che mi ha dato la possibilità di svolgere questo secondo mandato. Poi, rivolgendomi a tutti i cittadini, io dirò che continuerò ad essere il sindaco di tutti e porterò avanti le istanze di tutti, sia di quelli che mi hanno votato che di quelli che non mi hanno votato, perché finita la campagna elettorale si ritorna ad essere, diciamo, amministratore della città di Aragona, quindi amministratore di tutti i cittadini.